Oggi abbiamo celebrato una delle giornate della cultura del Ministero dell'Interno, perché il protocollo che è stato sottoscritto tra me e il Dipartimento Studi Umanistici della Facoltà dell'Università Roma III è volto a valorizzare il vastissimo patrimonio del FEC, perché è un patrimonio che necessita di essere conosciuto, di essere scientificamente esaminato, vagliato, quasi un affresco sul mondo moderno di ciò che il FEC detiene all'interno dei tantissimi edifici di culto. E questa possibilità e questa collaborazione ha anche lo scopo di creare momenti di dialogo, di confronto, di formazione, di promozione, cioè di tutta una serie di attività che il mondo accademico diventa una collaborazione importante per il FEC, e il FEC a sua volta fornisce i contributi migliori che noi abbiamo nel territorio italiano, perché i tanti edifici di culto con all'interno il vastissimo patrimonio artistico dà anche contezza della necessità, ma anche della possibilità di una fruibilità maggiore, perché il FEC è fatto anche e soprattutto perché sia fruibile da tutti gli italiani. Ecco, questo protocollo è uno strumento che è volto a promuovere queste iniziative.